Buongiorno bambini, dopo tanto tempo sono ritornata con una nuova lettura, anche perché oggi è un giorno importante. Oggi è la festa della mamma, sì! Allora, cosa ne dite di leggere una storia proprio dedicata a tutte le mamme? Che dite? L'ascoltiamo? Questa storia si intitola Mi vorrai sempre bene, mamma? Vediamo assieme. Questa storia parla del piccolo Ettore che se ne sta andando a fare la nanna, ma chiede alla mamma: Mi vorrai sempre bene, mamma? Beh, dice la mamma, ti confesserò un segreto. Vediamo qual è questo segreto. Io ti voglio bene sin da quando ti ho visto la prima volta e anche prima. Ti voglio bene quando te lo dimostro e quando non lo faccio. Ti voglio bene quando fai a modo mio e quando fai a modo tuo. Ti voglio bene quando sei bellissimo e quando sono l'unica a pensarlo. Pieno di puntini. È un po' malato forse qui, eh? Ti voglio bene quando cammini come i grandi e quando vuoi fare come i piccoli. Ti voglio bene quando ci coccoliamo e quando litighiamo. Ti voglio bene quando riesci e quando non riesci. Ti voglio bene quando sono nei tuoi pensieri e quando non ci sono affatto. Ti voglio bene quando sei nei miei pensieri e quando non ci sei affatto. Ti voglio bene quando decidi di essere un guerriero coraggioso e quando cambi idea. Ti voglio bene quando profumi di pulito e quando profumato e pulito non sei. Ti voglio bene quando ti riconosco in quello che fai e quando non ti riconosco. Ti voglio bene quando mi ascolti e ti voglio bene anche quando sono io ad ascoltare. Ti voglio bene quando sei tranquillo, anche se so che non durerà molto. Ti voglio bene quando siamo insieme e quando voi siete insieme. Ti voglio bene perché sei il mio bambino, anche se so che non mi appartieni. Quindi il mio segreto è che ti voglio bene tutti i giorni. Avete visto che bella risposta che ha dato Ettore? E te ne vorrò sempre, aggiungo io, qualsiasi cosa tu voglia diventare e tu voglia fare. Quindi, con questa bella storia, io vi saluto e auguro a tutte una buona festa della mamma.